La mia prima domanda, Riccardo, è come è nata l'idea, dei 10 punti che Amnesty ha proposto ai candidati alle elezioni politiche del 2013 in Italia? Da una esigenza di chiarezza, trasparenza e assunzione di responsabilità che sentivamo di dover chiedere a chi si candidava ad avere un ruolo di responsabilità alla guida del Paese dal punto di vista di incarichi di governo e di Parlamento. C'è una situazione dei diritti umani in Italia che ci preoccupa e non da oggi, neanche da ieri. Ci sono problemi inevasi, irrisolti, che si sono acuiti nel frattempo, lacune e ritardi legislativi. Insomma, la protezione dei diritti umani in Italia è sempre più a rischio e allora abbiamo pensato di dover fare queste 10 richieste, presentare un'agenda di riforme sui diritti umani. L'abbiamo fatto anche in passato nei confronti di candidati alle elezioni in Spagna, in Egitto, in Francia, in Tunisia e altrove, ed è stata la volta anche dell'Italia. Un pacchetto di riforme sui diritti umani che abbiamo sottoposto all'epoca 7 principali leader di coalizione candidati alle guide del governo e poi a tutti i parlamentari sul territorio, grazie agli attivisti di Amnesty che hanno fatto un lavoro straordinario. E le risposte sono state, secondo me, interessanti, perché i calcoli ancora non li abbiamo terminati, ma possiamo dire che in Parlamento ci sono un'ottantina, una novantina. Considerate entrambi i rami del Parlamento che hanno sottoscritto le 10 richieste di Amnesty International. E per quanto riguarda i leader, devo dire che tutti, salvo uno, hanno risposto più o meno in maniera completa. Alcuni di loro oggi non hanno, cariche, istituzionali, non sono parlamentari né sono candidati alla guida di un governo, però insomma. Noi abbiamo tra Berlusconi, Bersani, Monti, 3 persone che avranno comunque un ruolo importante e che hanno risposto affermativamente almeno a 9 domande su 10. L'unico che non si è fatto vivo è Grillo e ancora continuiamo a cercare di avere un suo parere, cosa pensa di questa agenda di Amnesty per i diritti umani in Italia. Chiarissimo. Allora approfondiamo un po', alcuni dei punti che sono stati affrontati e ti faccio fare qualche domanda in questo senso. Partiamo dalla condizione della donna. Secondo te, quali sono le misure che l'Italia dovrebbe attuare per garantire da un lato il rispetto dei diritti delle donne, e dall'altro per fermare i femminicidi, i cosiddetti? Beh, ci sono delle misure che io naturalmente faccio parte di un'associazione che chiede il rispetto di norme internazionali e quindi una delle cose da fare non è determinante da sola, ma è importante farla, è la ratifica immediata della Convenzione di Istanbul, che è la Convenzione del Consiglio d'Europa, che stabilisce una serie di misure importanti di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, in particolare alla violenza domestica. C'è da investire nei centri antiviolenza, rafforzarne le strutture, rafforzarne l'importanza. Ci sono misure che devono essere prese sul piano legislativo, con punizioni più dure, sanzioni più dure nei confronti dei responsabili di violenza nei confronti delle donne. Credo ci sia anche un discorso che spetta alla politica, e cioè nel cessare di utilizzare espressioni e stereotipi discriminatori nei confronti della donna. C'è un discorso che riguarda i mezzi di informazione, la società nel suo complesso. Non c'è mai una sola responsabilità quando si ha a che fare con un fenomeno così grave come la violenza nei confronti delle donne. Quello che fa impressione in questi anni è vedere come il fenomeno sia in aumento, constatare quanto comunque la paura di denunciare rimanga perché c'è una sfiducia nella giustizia. Vedere come i luoghi che dovrebbero essere più protetti sono i luoghi in cui la violenza si esercita in maniera impunita e dunque le mura di casa. Vedere come le persone di cui dovresti fidarti di più sono quelle che ti tradiscono, ma ti tradiscono nella maniera peggiore, uccidendoti. Vedere come delle misure adottate a livello di sanzione giuridica, ad esempio un divieto di frequentare una diffida dal continuare a fare pressioni su una persona vengono completamente disattese. In Spagna, come in Italia, ci sono tanti casi di omicidio compiuto da ex partner che avevano avuto
un divieto di farsi vedere, di essere nei paraggi proprio fisici della persona che poi hanno ammazzato. Chiarissimo. Passiamo invece agli abusi delle forze di polizia. Pensi che l'identificazione numerica e l'introduzione del reato di tortura possano limitare questo genere di eccessi? Sì. Usiamo un termine un po' più preciso, maltrattamenti e torture. L'eccesso, l'abuso non rendono mai l'idea fino in fondo della gravità di qualcosa che è successo nel nostro paese, di cose che sono accadute nell'arco dell'ultimo decennio e ormai più di un decennio, a cominciare da Genova 2001 col suo prologo di Napoli 2001. Casi in cui l'uso eccessivo della forza, i maltrattamenti, le torture, e parlo di torture perché così sono state chiamate in alcune sentenze, penso a quella di secondo grado su Bolzaneto. Allora, tutto questo è successo anche perché non c'era una legge che prevenisse e punisse il reato di tortura. Tutto questo è successo perché in alcune circostanze, penso all'irruzione nella scuola Diaz a Genova, non è stato possibile identificare chi colpiva con forza molto bruta persone completamente inermi. E così questo è quello che accade in ogni circostanza in cui ci sono forme di in cui le forze di polizia sono adibite a un compito fondamentale, che è quello del mantenimento dell'ordine pubblico. Ora, l'assenza del reato di tortura, l'assenza del codice alfanumerico hanno significato, da un lato, l'impossibilità di identificare tante persone sospette di aver compiuto violazioni di diritti umani, hanno impedito che si emettessero sanzioni, che si irrogassero pene adeguate alla gravità del reato commesso. Il risultato è che ci sono state scarse condanne, il risultato è che si è data l'idea che in Italia non sia successo in fondo qualcosa di molto grave e tutto questo va cambiato. Una delle richieste che facciamo in questa legislatura ci vuole il reato di tortura. Sono 25 anni, 25 anni che di ritardo, bisogna colmarlo, perché altrimenti l'Italia non è credibile quando si adopera a livello internazionale condannando, protestando nei confronti della tortura che viene commessa in altri paesi. Chiaro. Per quanto riguarda invece i diritti degli immigrati, quali sono le misure che potrebbero garantire da un lato i diritti dei migranti e allo stesso tempo evitare le manifestazioni razziste e xenofobe che fin troppo spesso abbiamo visto negli ultimi tempi? A me le cose qui sono molto semplici, ci vuole una parola molto semplice, stop a questo incrocio terribile tra criminalizzazione e criminalità, che sono due fatti coincidenti, anche se di origine separata, che rendono la vita ai migranti nel nostro paese molto molto difficile. Allora, quando tu hai forme di criminalizzazione per legge, ovvero leggi che stabiliscono che una tua determinata identità è un reato, ovvero tu sei in un paese senza un documento che attesti che puoi starci, parlo ovviamente del reato di clandestinità, di ingresso illegale, Chiaro. poni delle persone, che non sono mai braccia o gambe, ma sono persone, nelle mani della criminalità. E lo sfruttamento, penso ad esempio allo sfruttamento nel campo dell'agricoltura o dell'edilizia, così presente nel nostro paese. Allora, noi abbiamo raccontato delle storie di migranti provenienti dall'India, dal Pakistan o dall'Africa del Nord o dall'Africa subsahariana, che sono alla mercé di sfruttatori, di datori di lavoro che compiono illegalità, che violano la loro dignità non dandogli la paga, pagandoli in maniera indegna, ricattandoli. E cosa fanno i migranti in questo modo? Non possono denunciare. Il reato di clandestinità impedisce loro l'accesso alla giustizia, quindi è un reato che produce un effetto a catena. E quindi la prima cosa da fare è quella. La seconda cosa da fare è di nuovo una responsabilizzazione della politica. In questi anni abbiamo sentito tante, tante espressioni, xenofobe, omofobe, misogine, ziganofone, pronunciate con leggerezza, come se questo paese si fosse abituato a standard sempre più bassi, e consentisse che espressioni che sono infiammatorie, inaccettabili,
potessero essere prese alla stregua di battute, no? È tutta una battuta. Allora, quando il primo dice fuori, che ne so, com'era, via i negri dalle nostre città, l'altro che dice Zingaropoli, l'altro che dice ancora epiteti nei confronti di persone che hanno che provano emozioni diverse. Allora, tutto questo, se viene preso come scherzo, poi qualcun altro dice: fammi fare lo scherzo anche a me, e c'è violenza, e ci sono omicidi, e c'è paura, c'è terrore. Quindi quello che va fatto è cambiare le leggi e cambiare la testa, soprattutto la testa di chi indica responsabilità politiche. Chiarissimo. E sulla falsariga di questa domanda ti chiedo, la condizione dei Rom in Italia è migliorata con il governo Monti e quali strumenti, l'Italia dovrebbe mettere in atto, dovrebbe utilizzare per garantire i diritti e la dignità delle minoranze etniche? Allora, io credo spero tra pochi anni, però succederà a un certo punto che in questo paese ci si incomincerà a vergognare, ma a vergognare profondamente del modo in cui siamo stati capaci, classe politica, mezzi di informazione e purtroppo una larga parte della popolazione, di come siamo stati capaci di trattare una minuscola, minuscolissima minoranza di persone, in larga parte cittadini comunitari, in buona parte cittadini italiani. E l'abbiamo trattata nel modo peggiore, con politiche che hanno considerato 150-170 mila Rom nel nostro paese come un gruppo complessivamente minaccioso. Da qui politiche che hanno prodotto sgomberi forzati a ripetizione a Napoli, a Roma, a Milano, altrove. Da qui un discorso culturale terribile che vede queste persone relegate a una sorta di nomadismo paradossalmente romantico. E siccome sono nomadi, amano stare a contatto con la terra, come diceva Battiato nei treni di Tosseur, non so più quale canzone. Allora c'è quest'idea che non hanno necessità di una casa perché tanto sono nomadi. E allora li metti in campi sempre più lontani, in situazioni provvisorie. Se tu guardi i campi del piano nomadi cosiddetto della Giunta Alemanno, anche qui il titolo del programma politico tradisce l'intento discriminatorio. Se tu guardi dove sono questi campi, è come sai, l'oblò di una lavatrice quando fa la centrifuga, no? Tutto ai lati, ai bordi, non c'è niente in mezzo. In mezzo c'è la città di Roma, tutto intorno ci sono i campi, fuori dalla città, fuori da ovunque, senza contatti con le scuole, senza possibilità di andare al lavoro, con anni scolastici persi perché sono stati sgomberati dalle loro scuole, dai luoghi vicini alle scuole. E quindi questo è quello che è successo dal 2008 al 2012, al 2011. Poi a un certo punto una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che quei piani figli della cosiddetta emergenza nomadi decretata da Berlusconi nel maggio 2008 erano illegittimi, bisognava sospenderli. Poi è cambiato il governo, abbiamo sperato che ci fosse un'inversione di tendenza e quel governo ha parlato con una polifonia. Da un lato c'era il ministro Buono, il ministro Riccardi, che ha presentato un buon piano, una strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti. Dall'altro però il governo Monti cosa ha fatto? Ha fatto ricorso nei confronti di quella sentenza e oggi ci ritroviamo con un'emergenza nomadi ereditata dal governo Berlusconi che di fatto è ancora in piedi. In molte città gli sgomberi proseguono anche a Milano dove è cambiata la giunta e questo è un brutto segnale perché vuol dire che poi l'antiziganismo, l'etichettare persone come fossero vestiti, no? Cioè gli metti l'etichetta addosso e l'etichetta sui Rom è minaccia, su questi sono pericolosi. Veramente spero che un giorno ce ne vergogneremo di tutto questo. Chiarissimo. Passiamo invece ai diritti della comunità LGBTQ. E, ti chiedo, l'Italia è uno dei pochi paesi dell'UE che ancora non ha legiferato contro l'omofobia, da una parte, e per garantire uguali diritti alle coppie omosessuali come per le coppie eterosessuali. Quindi, ti chiedo, qual è, secondo te, la legislazione che l'Italia dovrebbe attuare per mettersi al passo con, i paesi più avanzati? Beh, la legislazione è molto semplice, è quella che tutela le persone nel nostro paese da ogni forma di discriminazione, a prescindere da, e quella a prescindere da dovrebbe valere per tutto,
in questo caso è a prescindere dalla loro identità e dal loro orientamento sessuale. E quindi ogni impedimento che procura discriminazione per Amnesty International va superato con adeguate misure legislative. Aggiungo che, come ricordavi, l'Italia è uno dei paesi che non prevede nella sua legislazione un aggravante nel caso di reati commessi per motivazione omofobica o transfobica. Questa è un'altra lacuna da colmare, mi auguro che questo Parlamento lo farà al più presto. Chiaro. La crisi economica acuisce le disuguaglianze, purtroppo. C'è il rischio che il tema dei diritti passi in qualche modo in secondo piano rispetto ad altri argomenti come il lavoro o i bilanci da tenere sotto controllo? E se sì, che cosa bisogna fare affinché si eviti questo rischio? Guarda, io penso questo, noi abbiamo presentato un'agenda in 10 punti perché siamo un'organizzazione molto pragmatica. Da un lato ci sono delle questioni che sono universali, l'educazione, la salute, il lavoro. Io spero veramente che non ci sia un paese al mondo in cui occorre un'organizzazione per i diritti umani a ricordare che c'è un problema nel paese che si chiama lavoro, che si chiama ambiente, che si chiama scuola, che si chiama sanità, e tante altre cose importanti. Dopodiché, io credo che è vero, da un lato c'è il rischio che delle nostro, come posso dire, la circonferenza di cose che ci interessano si restringa sempre di più perché guardiamo a ciò che c'è più vicino, a una esistenza da tutelare anche dal punto di vista proprio di sopravvivenza spesso. Però credo questo, che quando c'è una crisi economica, o meglio, quando c'è una crisi, non è mai soltanto una crisi economica, è una crisi a tutto tondo e mette in gioco anche i diritti umani. Se non altro perché quando perdi il lavoro perché la tua fabbrica chiude, scendi in piazza per protestare e magari in quel momento trovi, le forze di polizia che fanno un uso eccessivo della forza, allora tu capisci che c'è un altro diritto in gioco, c'è un altro diritto in gioco che è quello di esprimere liberamente le tue idee, di scendere in piazza e manifestare. E quindi i diritti sono tutti collegati. Chiarissimo. È importante in un momento di crisi economica non trascurare l'impatto che quella crisi può avere sui diritti umani di tanti noi. Uno. Due, tenere sempre presente che quando c'è una crisi economica ci sono categorie più a rischio, lo stiamo vedendo in Grecia, con attacchi xenofobi sempre più massicci, e dunque c'è un problema che, generale che riguarda tutto il paese. Possono esserci problemi per categorie di persone, penso ai migranti, penso alle minoranze, penso alle donne, perché quando c'è tensione, quando c'è crisi, si scarica la tensione contro lo spesso contro chi hai accanto. E se hai accanto un Rom, te la prendi col Rom perché è colpa sua. Se hai accanto un migrante, è lui che ti ha portato via il lavoro. E anche quando entri dentro casa e sei teso, rischi di prendertela con chi hai intorno. Quindi la crisi produce violenza. È un altro motivo per cui tener conto dei diritti umani e proteggerli, questi diritti. Chiaro. Per quanto riguarda invece i diritti dei detenuti, in Italia molte carceri sono fatiscenti, le leggi sono obsolete. Come bisognerebbe intervenire per garantire diritti e dignità a chi deve passare un certo periodo della propria vita dietro le sbarre? Noi abbiamo un punto di riferimento che è la sentenza Torreggiani che ha preso la Corte Europea dei diritti umani, l'ha presa alcuni mesi fa, dando all'Italia un anno di tempo per adeguarsi agli standard stabiliti a livello europeo, che sono standard che in generale prevedono un trattamento dignitoso e tutte le cose che sono scritte nella nostra Costituzione, la rieducazione, eccetera, ma soprattutto ci fanno tenere bene in mente che ci sono delle dimensioni fisiche di vivibilità all'interno delle carceri, al di sotto delle quali non si può andare. Quella sentenza, la sentenza Torreggiani, proprio di quello parla, di una violazione di standard riguardanti proprio lo spazio che hai a disposizione. E quindi quella è la cosa da fare, cioè non c'è altra strada, c'è una sentenza della Corte Europea dei diritti umani che va eseguita dal nostro paese. Poi è chiaro che ci sono tante altre soluzioni, e ne sono state avanzate. Da molti, dall'amnistia a misure alternative alla detenzione. Queste sono, come dire, opzioni politiche che sono a disposizione del Parlamento. Quello che Amnesty International chiede intanto è che ci sia rispetto di quella sentenza.
Cosa ne pensi invece di chi definisce il carcere duro per i mafiosi e il 41 bis come una forma di tortura? Ma questo è un tema che Amnesty International ha seguito anni fa e al momento non lo stiamo seguendo, non rientra nelle nostre preoccupazioni. Penso che se ci fossero casi specifici all'interno del 41 bis, situazioni particolari individuate con nome e cognome, di trattamenti disumani, degradanti e crudeli, Amnesty International interverrebbe. Chiarissimo. Ultima domanda. In Italia si parla molto spesso ultimamente dell'acquisto dei famosi caccia F-35. Che cosa ne pensi e come dovrebbe intervenire l'Italia per diminuire le spese militari? Guarda, sono molto chiaro. Amnesty International non ha nel suo DNA un'idea pacifista. Non abbiamo posizioni su questioni che riguardano gli investimenti militari, però quello che posso dirti, e te lo dico da cittadino e da persona che si occupa di diritti umani, è che a volte occorre porsi un problema di opportunità e quantomeno l'opportunità in questo caso è abbastanza discutibile. Chiarissimo. Va benissimo, Riccardo. Io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e la disponibilità. Grazie a te, buon lavoro.